Chi è senza peccato scagli la prima pietra, vero che ha detto Gesù? Sono loro che sono i diavoli, che ci vanno quando andare all'inferno. Basta, monnezza, basta. Ma perché basta? Via che ci arrivano da studiare, che ci arrivano da studiare, che ci arrivano da lavorare! In questi giorni si fa un gran parlare di un film dei fratelli Vanzina che è Il Ritorno di Monnezza. Il personaggio Monnezza l'ho inventato io nel 75, dopo una serie di tentativi più o meno riusciti. Nel 73 io ho conosciuto Thomas Millian nel film Squadra Volante diretto da Silvio Massi. Di quel film ero aiuto regista, diventai amico di Millian. Millian in quel momento era ancora un attore che pensava di poter avere un futuro nel cinema drammatico d'autore italiano come aveva avuto ai suoi inizi, anche se aveva mostrato in alcuni western, Cuccio, Tequila e Te Pepa, cioè la sua grande capacità istrionica, camaleontica, grottesca, avendo un grosso successo di pubblico. Ci siamo rincontrati sul film Roma Man Armata. In questo film c'era il personaggio di Merli, che era il personaggio fisso che doveva esserci, che faceva il solito Merli, poliziotto duro, cattivo. E invece io mi inventai il personaggio del Gobbo, che era questo personaggio della malavita romana. Per cui c'era questo personaggio cialtrone, vigliacco, cattivo, figlio di Buonadonna, mentitore, astuto, losco, brutto, gobbo, e l'ho fatto parlare in rima. Questo serviva anche come escamotage per stemperare la crudezza delle volgarità. La sera della prima, a Roma, al Cinema Adriano, si fece un incasso di 8 milioni e mezzo, considerato che il biglietto costava 800 lire, e fu un trionfo, con la gente che applaudiva Millian a scena aperta, urlando alla fine a Gobbo non devi morire, con Merli che uscì piangendo, con Lenzi che disse bisogna fare film più cattivo, abbiamo sbagliato tutto, mentre invece capì una cosa, che il pubblico era maturo per un cambio di passo. Allora, rispetto al poliziottesco che fino a quel momento era stato in auge, che era un poliziottesco un po' fascista, per non dire molto fascista, che era un poliziesco dove c'era lo scippatore brutto che strappava la borsa alla vecchietta, e dopodiché c'era il merito della situazione che arrivava, lo inseguiva, lo menava, lo ammazzava di botte. E io ho capito che si poteva rompere questo cliché. Però la Monnezza che è saltata fuori da un incrocio strano. Era uscito un film di Paul Morisset prodotto da Andy Warhol, che era trash, con Joe D'Alessandro, in quel momento lì che era il massimo del cinema d'autore che andasse in giro. E io mi ricordai di una striscia che c'era sul fumetto Il Monello. E c'era questo spazzino americano che aveva un berretto con la falda ripiegata all'indietro, su cui era scritta proprio trash con la S rovesciata. E io, quando ero piccolo, mi chiedevo che cosa significasse trash, no, fino a quando l'ho scoperto significasse mondezza. Allora, unendo queste due cose, spazzino trash, trash di Gio Alessandro, mi viene fuori il soprannome Monnezza. Allora, il Monnezza non ebbe questo gran successo inizialmente perché non fu reclamizzato bene, i produttori non se ne vergognavano, quindi lo lasciarono perdere, e per un anno e mezzo rimase lì. Venne un piccolo produttore, tentò di fare un Monnezza 2, che era la banda del Trucido, che fu fatta da Silvio Massi come regista, che andò peggio del primo, fece 1,2 miliardi. Dopodiché Miglia, invece, da attore molto sensibile, molto intelligente, che aveva capito tutte le potenzialità del personaggio, anche perché il pubblico in sala si divertiva molto, dal momento in cui aveva quest'altro personaggio che faceva, che era Nico Giraldi, ispettore di polizia, detto il pirata, che era una sorta di imitazione del Serpico di Al Pacino, perché nasceva in questo modo, complice Ferruccio Amendola, che era il doppiatore che lo doppiava sia nel Monnezza che in Giraldi, ha cominciato a mettersi addosso i panni di Monnezza mentre girava Giraldi, riuscendo in un capolavoro
che è stato quello di confondere l'idea a tutti, a critici, giornalisti, fan, autori, contrautori, facendo una tale marmellata che è stato difficilissimo disinstricarla e dire poi per me vantare i miei diritti d'autore. Oltretutto Milian era bravissimo, è diventato una maschera, tipo Arlecchino, perché poi il Monnezzo obiettivamente è stato quasi un modo di dire.